Buongiorno amici, buongiorno. Come vi avevo promesso, 10 giugno, transumanza, ragazzi, già è pronto il tavolo con le prelibatezze, guardate qua, formaggi, sono le 10 del mattino quasi, 9:30, adesso c'è il padrone di casa, tra poco vi faccio conoscere il padrone di casa, quindi il mastro pastore con la famiglia. Adesso fanno la foto di rito, guardate, sarà fa la foto di rito, guardate, fanno la foto di rito, mi metto anch'io. Ragazzi, oggi transumanza in Molise, Roccavadò. Ragazzi, ci sta veramente a divertire. E voi che non siete venuti, avete una sola fortuna. Me. Lo faccio vedere. A dopo. Cercare di far sviluppare il turismo in questa parte del Molise, che non è solo Roccavadò, come l'abbiamo detto prima con Daniele. Il Molise è spettacolare, è una cosa magnifica. Rocca Mantolfi è un fiore all'occhiello, secondo me, di tutto il Molise, perché veramente è una perla. Abbiamo dei luoghi, abbiamo dei paesaggi, abbiamo delle tradizioni, abbiamo dei cibi spettacolari che magari non riusciamo ad apprezzare, perché noi che siamo qui magari non riusciamo veramente a renderci conto del tesoro che teniamo. Per fortuna poi ci sono diversi amici, stamattina ho avuto il piacere di avere degli amici di Sernia, e mi hanno detto che per loro Rocca Mantolfi è una cosa spettacolare, quando vengono qua gli si apre il cuore, e questa è una cosa bella per tutti quanti. Allora, ritornando a questo discorso qua, noi abbiamo promosso 4 anni fa, 2015, questo evento per due motivi fondamentali. Uno, per cercare di non perdere queste tradizioni e farci raccontare la transumanza, la vera transumanza, dai nostri pastori, perché in realtà sono loro che possono raccontare qualcosa a noi, non siamo noi che possiamo raccontare qualcosa a loro, perché i nostri pastori, Fernando e tanti pastori anziani come zio Giovanni, adesso non mi metto a fare i nominativi, se no Raffaele, io poi magari... No, vecchio. Vecchio, Raffaele è giovane come me, per fortuna. Veramente l'hanno fatta personalmente, proprio a piedi, percorrendo tutti quanti i tratturi, e loro ci possono raccontare veramente i sacrifici e quello che realmente è stato fatto. In poche parole, leggendo questo buscoletto c'è scritto tutto, ed è questa storia, non sono cose che ho scritto io, che ho sognato stanotte. Ho perso un po' di tempo su alcuni libri, ho ricavato qualche cosettina e l'ho messo insieme, niente di particolare, lo può fare chiunque. Però magari la nostra quotidianità non ci lascia spazio per vedere queste cose qua. Oggi è un motivo, abbiamo voluto che eravamo qui proprio per trasmettervi queste cose che sono fondamentali. Ragazzi, questo è il cane pastore abruzzese, guardate il collare antilupo, mi chiama il mastro, eccolo qua. Raffaele, presente. Raffaele, lui è... Buongiorno. Ah, tu sei il capo mastro. Sì. Allora, oggi è benvenuto ai nostri amici che non sono venuti, ma hanno una fortuna, me, che li filma. Quindi, siccome Raffaele è il padrone di casa, guardate, tutta la famiglia, ci sono tutti i prodotti tipici, c'era... Allora, chi dobbiamo presentare? Dimmi. No, lui già l'ho presentato col colore antilupo. Sì, la signora con i capelli bianchi è mia madre, ecco, 84enne. Ecco. Mio padre, Antonio. Il boss che sta lì e fa... Spostati un po'. Sono un po' di spalle i signori, sì, ma ci salutano. Papà, uguale, 88 anni, vecchio pastore, che ha avuto esperienze dall'età di 6 anni. Sempre qui a Rocca Mantolfi. Sempre a Rocca Mantolfi. Benissimo, noi ci troviamo in località... Casercere. Casercere. Ragazzi, segnatevi questa località, perché oggi il programma in breve è: quante pecore avremo al seguito? Tutte sono 500 più un altro 1000 di mio cugino. Cioè, ragazzi, 1500 pecore. Mamma mia, sono tante. Sì. Però un arrosticino ci esce. Ma io penso anche di più di un arrosticino. Quindi non, su questo fatto non ci sono problemi. Non ci sono problemi. Bisogna avere un buon stomaco e un buon appetito. E un po' di passione. E un po' di passione. La passione oggi attualmente è quella che dovrebbe intaccare di più il mio settore. Esatto. Perché esatto. Questa, diciamo che sono pochissimi, quasi zero, che
pensano di rientrare in questa attività. Quindi è una tradizione che dobbiamo, esatto, portare, dobbiamo, che dobbiamo riportare anche soprattutto al Molise. A volte uno dire va a intaccare alcuni argomenti, no, non bisogna intaccarli, perché bisogna dirli, oggi che siamo in democrazia, e di dire un poco, dico questo e lo lascio questo, sì, questo stacco, di dire un poco ai nostri politici, sì, di considerare un poco diciamo la nostra Italia, i nostri prodotti, il settore agricolo, pastorale, perché veramente in Italia i prodotti che noi teniamo non li tiene che nessuno. Che poi si coniuga anche col turismo, con il turismo, Raffaele, perché sì, è bello. Sì, oggi sì, sono sì, degli sì, amici, sì, guarda quanta, ecco, gente, sì, spontanea che mangia, si diverte, si diverte, un bel percorso. Anche perché la veduta qui sarà il panoramica, poi panoramica, noi nel corso del tragitto poi faremo altri step, quindi faremo, esatto, altro, sì, sì, e spiegheremo anche altre, sì, cose, sì, fino, sì, ad arrivare su, noi ci aspettano per il pranzo. Sempre tipico, tipico, sempre, sì, tipico, con prodotti organizzato, esatto, esattamente, ricordiamolo. Ricordiamolo, sì, sì. Ok, sì. Allora Raff, ci salutiamo e... Senz'altro, tra poco un piacere. No, che piacere. Oh. Va bene. Dobbiamo per continuare. Momento di, questa, di questo stacco, poi, esatto, poi a seguire c'è il resto con le mandri, esatto, e tutto, poi ci spiegherai tutto. Vi spiegherò tutto strada facendo. Strada facendo. Va bene. A dopo. Grazie, a dopo. Ciao, grazie. Ciao. Allora, Raffaele, allora, siamo all'ombra. Guardate ragazzi, guardate, eccole. Giovanni! Più vicino. Allora, buongiorno. Quante sono queste? Quante sono? Quante ne sono? Queste, diciamo tutte. 200 e più. Quello è un caprone, che c'è? Quello è un ariete, quello lì. Sì, questo è un ariete. Quelli sono i maschietti. Sì. Ah, ok. Allora, come si inizia la transumanza? Come parte? La transumanza si inizia con una volta, iniziamo oggi. Arrivano anche gli amici. No, come inizia la passeggiata? La passeggiata inizia bellissima. È bella, sempre bella. Bellissima. Allora, come il fischio per farle camminare? Come è? Fai sentire. Fai sentire. Lui, perché io non so fare. Eccole qua, vedi? Così partono. Sì. Imbarate, molisani all'ascolto. Imbarate come si fa. Oh. Sì. Quindi per fermarle invece due fischi. Eccole, vedi? Si ferme perfette, precise, ragazzi. Allora, adesso arriviamo in montagna e poi sì, ci spiegherete anche altre cose, vero Raff? Giusto? Sì, senz'altro. Allora, senz'altro. Un saluto da Giovanni Bellingeri, tradizione, grande tradizione da Tanzuma. E poi Raff, tu ormai. Sei di casa. Ormai grazie. Sei di casa. A dopo. Grazie, un abbraccio. Eccole. Raffaele, allora. Tutto bene, sei grande! Tu sei grande, quante sono? Quante sono? Quasi 600. 600 ragazzi! Quanti arrosticini qua, eh! Adesso la vi! Zitta tu! Il caprone, l'ariete, guardatelo. L'ariete, guarda come circa, guarda. C'è lo stambecco qua, vedete come sta guardando. Il caprotto, il caprone. Cazzo, tante, 600 su 600, Guardate quante sono. Guardate come brucano. Sono talmente tante ragazzi. Sono anche i cani pastori abruzzesi al seguito. Ragazzi, venite in Molise. Ecco, arrivano i capretti, le caprette, i caprettini, guardate i capretti quanto sono bellini, guardateli,
quelli scuri, piccoli piccoli, guardateli, caprettino, e poi i cani pastori appresso, eccolo. Ragazzi, qua ho la melfa, come promesso, tutto attrezzato, tutto organizzato, qua gli amici dell'associazione. Sebastiano. Ciao ragazzi, buona giornata a tutti, buona domenica, siamo qua alla melfa, 1300 metri, fra poco passano circa 1000 capi, sono della famiglia Berlincieri e vengono da Venafro perché hanno l'azienda giù a Venafro e quindi poi risalgono e in estate vengono qui. Ragazzi, qua mi sembra linea verde, ma che ci fanno? Siamo meglio, al genuino, al naturale. Eccolo qua, guarda qua, ragazzi, guarda che qua, io non c'entro, io faccio picco, guardate. No, sali. Manca Pierluigi che no, abbiamo filmato le donne che stanno lavorando alla polenta. Alla grande, stanno tutte impegnate, dopo faremo un pranzo da re. Ragazzi, allora ci tengo a precisare tutti i prodotti tipici locali, lumache. Polenta, esatto. Pezzata, no. E tutto di più, la formaggi, fagioli spignati, lambaniccia paesana, logicamente tutto accompagnato da un ottimo vino da tre, locale, è un vino da tre. Locale non lo posso dire perché non siamo produttori di vino, però ci siamo appoggiati ai cugini dell'Abruzzo che fanno un ottimo vino, ok? Allora Sebastiano, possiamo assumere la linea verde, chiamiamo Piero Angela, facciamo, ragazzi, sta arrivando le mandrie, ecco. Adesso giro l'obiettivo, faccio reverse e poi ci sediamo a tavola a mangiare. Ragazzi, che vi siete persi, ma avete la fortuna che ci avete me. Sì, va bene, l'accendiamo? Accendiamola! Eccole, aspettate! Per chiudere un po' e poi dopo ci possiamo sedere. Eccole, vedi? Quindi adesso riprendo, guardate ragazzi, queste sono più di 1000, giusto? Più di 1000 capi, sì. Mille pecore stanno transitando davanti al Guadola Melfa. E come potete vedere, i ragazzi a cavallo, tutto organizzato, tutti che guardano. Pensate, queste erano cose normalissime fino a 100 anni fa, adesso sì. Passano le pecore, sembra chissà che stiamo vedendo, è vero, sì. Quindi allora queste andranno a riunirsi all'altro gruppo, diciamo che in maniera parallela, perché poi sono due proprietari e non possono essere mischiate le mandrie, però c'è spazio sufficiente per poterle dividere, per poterle perché dividere. Questo è un altro problema che uno non pensa, ma è che è reale, perché si possono mischiare i capi. Ragazzi, c'è anche il fischio della mandria, cioè il triplice fischio, non quello dell'arbitro. È vero. Fa partire e i due fischi li fa fermare, così mi ha detto Raffaele. È vero, sì. Storia abruzzesi, vedete, capretti. Ragazzi, venite in Molise. È vero, Sebastiano? Sì, necessariamente. Vedete in Molise che piace, questa una, è Molise che piace. Una terra spettacolare in lungo e in largo. Eccolo là. Mari e monti, è spettacolare. Mari e monti. Eccoci qua. Maria, vai avanti che ci stanno le pecore mie. Eccole là, vedi, Raffaele reclama le pecore sue. Mica poco, eh. A dopo, occhio a non farle mischiare. Allora, siamo arrivati al rifugio. Pierluigi, saluto. Padrone di casa, finalmente ci siamo. Allora, lui sta troppo avanti. Allora, qua ci sono le donne che preparano. Che cos'è questo? Spiega. Nel paiolo di rame. Nel paiolo di rame. Allora, oggi che il menù cosa avrete? Polenta con? Peperoni, salsiccia, pancetta e cipolla. Spignata di fagioli. Fatti vedere, sono dei crostini di pane con una zuppa di legumi. La spignata, ragazzi, la spignata è una zuppetta di legumi favolosa. E poi le lumache che è una cosa particolarissima, tipica, sì. Non francese, no, ma roccolana. Jean-Marouc. Perfetto. E poi sono salsiccia arrosto, pancetta arrosto e pezzata. Frittata e formaggio. Ragazzi, guardate che transumanza. Cosa mangia? Guadola Melfa, il rifugio. Tana dei briganti. Adesso le signore salutano. Signori, salutate. Lo so che state impegnati. Ragazzi, saluta Pier. Ciao, vi aspettiamo. A dopo. Ragazzi, concluso qui il nostro. Guardate, adesso ci sono anche le mucche, guardate. Le mandrie. Allora, si conclude qui la giornata a Guadola Melfa con tutti i ragazzi, guardate, con i cavalli, le mandrie, le mucche adesso scapperanno perché mi avvicino, quindi chiaramente.
Allora ragazzi, giornata eccezionale, stupenda, e vi dico, cioè veramente ci siamo divertiti, abbiamo mangiato a crepapelle, ragazzi. Tra poco faremo anche il caciocavallo impiccato. Che dire? Transumanza in Molise, Rocca Mandolfi, vado la Melfa. Adesso scendiamo, riscendiamo. Voi che non siete venuti, vi siete persi questo. Verrete alla prossima, il prossimo anno, la prossima transumanza. E che dire ragazzi, gli amici di Rocca Mandolfi vi salutano, delle varie associazioni che hanno collaborato, i pastori, le mucche, guardate, guardate, bellissimo, stupendo, veramente eccezionale. Questi campanacci sono molto rilassanti, riconciliano con la natura e con voi stessi. Venite in Molise, il Molise che piace, eccolo, ve l'ho fatto vedere oggi. A presto, pure a te, pure a te. Ha salutato pure il cavallo e il nitrito. Ciao.